Hi guys, good morning. Ciao bambini, buongiorno. Ecco la nuova attività di inglese per questa settimana. Sarà un'attività di lettura e di ascolto. La facciamo utilizzando la storia di Robin Hood che abbiamo sul nostro libro Super Wow. Are you ready? Siete pronti? Ok, let's go. Andiamo. Listen and read. Prendete il vostro libro e seguite la storia lì sopra. Io in realtà ho messo in questo video tutte le pagine della storia e anche tutto gli audio della storia. Voi fatelo un pezzettino per volta, ma vi consiglio di usare il vostro libro per seguire la storia, per leggere e perché sul libro faremo dei lavori. Andiamoli a vedere insieme. Innanzitutto, come prima cosa, dobbiamo ascoltare bene la storia e seguire il testo. Fatelo per almeno due volte ogni pagina della storia. Se lo fate di più, è meglio. Quando abbiamo ascoltato bene e letto il testo in base a quello che legge la storia, proviamo a leggere noi a voce alta, facendo attenzione alla corretta pronuncia dei suoni. Cioè, cerchiamo di ripetere le parole così come le sentiamo pronunciare nell'audio, nel racconto della storia. Anche questo è bene farlo almeno due volte per ogni pagina della storia, ma se lo facciamo di più è meglio anche in questo caso. 3. Sottolineate, per questo che ci serve il nostro libro, sottolineate sul libro le parole che non conoscete e andate a vedere il significato alle pagine 82, 83 e 84 di Super Wow, alla pagina Glossary. Lì è una specie di dizionario italiano e inglese dove ci sono riportate tutte le parole che abbiamo incontrato sul libro, quindi se c'è qualche parola nella storia che non conoscete, andate a vedere il significato in queste pagine. Queste pagine io le ho messe anche in fondo a questo video, ma è più facile consultarle direttamente dal libro. Ultima attività, l'ho messa, guardate bene, tra parentesi, una qua e una qua, perché la fate, la potete fare solo se non è troppo complicato. Cosa vuol dire troppo complicato? Perché l'attività sarebbe questa qui. Registrati mentre leggi e mandami la registrazione su Classe Viva. Se riuscite a farlo, se riuscite a registrarvi con un telefonino, con l'aiuto dei vostri genitori e non è troppo complicato, potete provare a registrare la vostra voce e poi a inviarla su Classe Viva. Se è troppo complicato, questa parte qui invece saltatela. Da questo momento in poi io smetto di parlare e ci ascoltiamo la storia su questo video. Buon lavoro a tutti! Page 11. Listen and read. The Adventures of Robin Hood. Robin Hood meets Little John. Stop! Why? It's my river. Your river? Bath time, green gnome. Okay, giant, you're the winner. I'm Robin Hood. What's your name? I'm Little John from Nottingham. Later, in the forest. Here's my new friend, Little John.
Hi! Hi there! Wow! You're very famous! Yes, I am. Welcome to Seward Forest, my friend. Ok, restate collegati perché la storia continua. Page 23. Listen and read. The Adventures of Robin Hood. Friar Tuck. Come to Nottingham Tavern tonight. It's next to the church, Little John. Let's go. The market, the church, the tavern. Delicious food. The prince and the sheriff. Okay, follow me. 10 minutes later. Good evening, sir. I'm a poor friar. Can you help me? Help you? Go away, friar. Give me the money, my lord. Robin Hood! Well done, Robin. A lot of money for our poor friends. Okay, let's go in chapter 3. Page 35. Listen and read. The Adventures of Robin Hood. Maid Marian helps Robin Hood. Sheriff, catch Robin Hood and his friends now. Yes, my lord. Oh no! Robin Hood is in danger! Later, in the forest. Robin, you're in danger. Quick, run away! Don't worry, Maid Marian. I can fight them and win. Robin Hood! You're under arrest! You can't escape now! Oh, yes, I can. Ready, guys? Up! You see, Sheriff, you can't catch me. Hooray! Good. Let's go on. Page 47. Listen and read. The Adventures of Robin Hood. The Golden Arrow. There's an archery contest in Nottingham with Prince John and the Sheriff. Great. Archery is my favourite sport. But it's dangerous. Don't worry, Friar Tuck. That afternoon in Nottingham. Who's the next contestant? Can I try? You? A poor boy?
Bravo! You're a great archer. Can you help me capture Robin Hood? Sorry, I can't. The next day. Thank you, my lord, for the golden arrow. Robin Hood! And now, what will happen? Cosa succederà? Page 59. Listen and read. The Adventures of Robin Hood. Bad news, good news. Is passing through the forest. Great. Marian, let's go and see. They're coming. Stop! Stop! Bad news, my lord. Your brother is coming home. Oh no, my brother, the real king. Look, Robin. Prince John is crying. Bad news, good news. Hooray for King Richard! And now, the end of the story. Ed ora, la fine della storia. Page 71. Listen and read. The Adventures of Robin Hood. God save the king. Dear Robin, let's meet tomorrow morning at the Old Oak. King Richard. At last, King Richard is here. The next day, at the Old Oak. Nice to see you again, my lord. Hello, Robin Hood. I want to visit my kingdom and see my people. Your people? They're oppressed by the taxes and poor. Come and see. Later. At the village. Prince John and the sheriff. It's their fault. The next day. Guards, take them to prison. Robin Hood. Ben fatto, Robin Hood. And you? Have you listened and read the story? Avete ascoltato e letto la storia? Bravi. Mi raccomando, fatelo più di una volta. Potete anche leggere una parte, una pagina, due, fermarvi e rileggere le pagine successive anche in un altro momento. Cercate però di farlo più volte, sia di ascoltare che di leggere, e di cercare di pronunciare i suoni come sono nell'audio. Vi faccio vedere le pagine che vi dicevo, sono le pagine 82, 83, 84 di Super Wow. C'è Glossary. Glossary è una sorta di dizionario, vedete? Apple in inglese significa mail in italiano. Arms, braccia. Alcune parole sicuramente le conoscete, altre non le conoscete. Prima di venire a cercare le parole vi consiglio di sottolinearle sul vostro libro e poi venire a cercare.
Riguardiamo insieme, velocemente, le attività da fare e poi vi auguro buon lavoro. Abbiamo detto ascoltare e seguire il testo. Io ho scritto almeno due volte, ma se voi lo fate più volte, meglio. Più lo facciamo e più è facile leggere e ascoltare in inglese. Dopo aver ascoltato e seguito il testo sul libro, leggete voi a voce alta, facendo attenzione alla corretta pronuncia dei suoni. Anche questo fatelo minimo due volte, ma anche di più. La corretta pronuncia dei suoni è cercare di imitare i suoni che sentite nella narrazione e nei personaggi della storia. Terzo, sottolineate le parole che non conoscete, andatele a ricercare il significato alle pagine 82, 83, 84 di Super Wow e poi, questo prima non l'avevo detto, trascrivetele sul vostro quaderno, così vi rimangono. Quarto, esercizio da fare solo se si può e se non è troppo complicato. Registratevi mentre leggete la storia e mandatemi la registrazione su Classe Viva. Ok? Ora, buon lavoro e see you soon. Bye bye.